Una cella ricostruita a grandezza naturale in centro a Trieste, all'esterno i numeri impietosi del sovraffollamento e delle morti in carcere, 40 soltanto i suicidi. Così gli avvocati dell'Unione delle Camere Penali, riuniti da ieri a congresso a Trieste, richiamano l'attenzione sulle drammatiche condizioni di vita dei detenuti. Presente anche il radicale Marco Pannella. Sentiamo Walter Schärk. Gli avvocati hanno discusso del problema della responsabilità civile dei magistrati, molto sentita anche la questione della chiusura dei tribunali nei centri periferici. La revisione della geografia giudiziaria era un tema necessario da affrontare. Il problema è che non si doveva affrontare in nome della spending review, si doveva affrontare in nome della funzionalità della giustizia. Quello che noi abbiamo verificato è che molte delle decisioni sono decisioni che provocano un risparmio minimo, quasi simbolico, e degli enormi disagi invece per la funzionalità della giustizia. L'Unione delle Camere Penali denuncia da anni il degrado delle carceri italiane. Il problema del carcere è in questo momento non solo il sovraffollamento, ma le condizioni incivili del carcere. Qui a Trieste le dimostriamo facendo vedere che cos'è una cella e facendo riflettere i cittadini sul fatto che in una cella come quella noi troviamo anche 8 persone. La dignità dei detenuti, una battaglia storica dei radicali italiani e del loro leader Marco Pannella. La battaglia delle carceri è vinta perché adesso tutte le belle anime piangono sulle condizioni del carcere. Il problema invece è quello della giustizia italiana. I 9 milioni e mezzo di processi che sono lì, anche a Trieste, un terzo delle famiglie sono interessate a cause civili o processi, procedimenti penali, un terzo. Lo scandalo Lazio? Lo scandalo Lazio, capitale corrotta, nazione infetta, da 30 anni è stato lo slogan di noi radicali, anzi da 40.